trovo una ragazza che era la figlia del becchino di un paese delle Marche, aveva 17-18 anni, la porto con me, poi per non disturbare, dopo un po' la lascio libera, cioè come tu ributti i pesci in mare, no? Quindi cioè, non è che uno si... no, non puoi mica disturbare troppo. Allora la ragazza pesce viene presa da un mio assistente che la porta in giro, arriva a casa Berlusconi, Berlusconi che è un ragazzo ingenuo, trova la ragazza e la porta nel parco di Villa Certosa mano nella mano. Prima fotografia, tanti anni fa, di questa ragazza che si chiamava Francesca, di cui poi lui diventa testimone delle nozze quando lei si sposa con uno che ha trovato Rete 4, perché a un certo punto cominciò a lavorare con Fede, quindi comincia dalla prima cosa, prima immagine che intravede la povera Veronica. Dopodiché ne arriva una seconda, c'era un fotografo in Sardegna che prendeva con il teleobiettivo tutto quello che capitava a Villa Certosa. A un certo punto Berlusconi si presenta con 5 ragazze sulle ginocchia e viene fotografato. Poi a casa sua mi chiama e dice: ma ti rendi conto? Mi rendo conto, avevi 5 ragazze sulle ginocchia. Dice: beh, quindi quelle fotografie, dico, ha fatto le fotografie, quindi devi essere più prudente. Come più prudente? Ma era casa mia, dice, devi cercare di difendere, perché io non ho fatto niente, ero casa mia. Dico: vabbè, io provo a meditare come difenderò questo. Dopo 6 ore mi chiama e dice: lascia perdere, ho chiamato tutti, bravo, bravo, te ne sei fatte 6, bravissimo. Quindi sostanzialmente lui si è fatto eccitare dai commenti e gli ho detto: scusa, ma capisco che tutti dicono che hai fatto bene, ma te ne immagini Prodi o Ciampi con 5 ragazze sulle ginocchia? Tu sei presidente del Consiglio, quindi non ci puoi stare. Lui non lo capiva, per cui si è fatto fregare da questa mancanza di una forma di infantilismo, cioè non c'era niente di male. E quindi queste 5 donne sono l'inizio della rovina del rapporto con Veronica, che comincia a raccontare, scrivere lettere alla Repubblica, al giornale nemico, dicendo che lui era il drago delle ragazze che volevano fare televisione. Ora, qualunque regista è stato generalmente con l'attrice, qualunque produttore, quindi non c'era niente di strano, erano persone che andavano in televisione, poi gli venivano portate, e quindi si è creato questo effetto delle ragazze del bunga bunga, che erano quelle oggettine che lui mi chiamava ogni settimana e diceva, molto gentile, quanti siete? Dico, 11, dicevo io, e portavo 10 ragazze. Lui ne aveva 20 che arrivavano tra le 8 e le 10, sedevano a tavola, cominciava a raccontare barzellette, poi cominciava a cantare. Io ogni volta cercavo di portargli via, non so, la Polanco, la Barbara Guerra, le quali erano disponibili, però poi alla fine erano fedelissime, perché lui era il loro riferimento. Mentre quelle che erano con me, lui diceva: beh, tu hai un problema, devi metterti a posto il naso. Lei portava il preventivo e passava dall'altra parte del tavolo, quindi io ne ho perso, era una sfida fra me e lui, ma erano delle cose così, dei giochi anche un po' infantili, in cui non c'era nulla di perverso, quelle lì erano lì, perciò se una decide di fare la cameriera, fa la cameriera, se una decide di andare a fare la, come dire, cortigiana di Berlusconi, saranno cazzi suoi, dov'è il crimine? No, poi che grande matura, cioè, decide fare, no? che poi possa essere chiamata Troia, è un rischio, però è una condizione di dipendenza in cui c'è uno che ti paga e tu sei dipendente, stai lì a tavola, mangi, hai una casa, quindi non esisteva il reato, erano delle cose, poi alla fine io non so cosa capitasse, io mi ritiravo nei miei quartieri con uno o due ragazze, due o tre. Anche due o tre a sera? Sì, e lui, anche in contemporanea. Era per risparmiare tempo, per non disturbare, no? E quindi. Però tutto questo non lo sappiamo, non esesiste il reato. Poi cioè, è tutto opinabile. Cioè, hanno costruito. Io quelli lì li arresterei tutti. Quei magistrati che inventano dei reati sulla base del fatto che uno faccia una festa, uno perché va a una festa? Se tu non violenti una ragazza, se tu non fai nulla di male, se tu non ti droghi, vai a una festa per scopare, no? Uno per cosa va a una festa? Cioè voi che siete dei ragazzi, cioè uno per cosa va a una festa? Per farsi delle seghe? Nemmeno per stare lì a ballare. E quindi il metodo era quello lì, uno ricco lo fa con gli inviti a casa sua, fine, era quello, era delle serate con delle ragazze. Comunque dice niente di... No. Non mi scrive. Questo era il processo, cioè un processo costruito su questo fatto, cioè l'unico che è stato condannato per aver scopato, poi dico delle scopatine così